Oggi vi parlo del checkout che ho fatto sul Cessna 206 anfibio di Air Garda. La prima differenza tra il Cessna 206 anfibio e il corrispettivo 172, quindi il tipico Cessnino 4 posti, è che il 206 ha molta più potenza ed è dotato di galleggianti anfibi molto più lunghi. Quindi in termini operativi è capace di compiere missioni molto più complesse. Quello che ho notato è che l'aereo rimane molto semplice da controllare in acqua ed è molto docile negli ammaraggi. È anche molto più stabile in volo, per cui soggetto a molta meno bardata inversa rispetto al 172, e anche in virate strette e stalli profondi rimane una macchina assolutamente semplice da controllare. È una macchina davvero molto capace, perfetta per le lunghe crociere così come per i piccoli giri turistici di una mezz'ora.